Penso che questa è una partita durissima, durissima in senso che noi dovevamo vincere per forza, il pareggio neanche lo serviva per noi. Abbiamo giocato in contro del Cesena e pure in contro dell'arbitro. Realmente per me trovare un arbitro così è la prima volta, no? Non è che è stato... diciamo che non ti ha impensierito, non vi ha impensierito più di tanto. No, per niente, penso che in campo sta solamente il Lecce, una squadra che sta lottando per la promozione, non prende solamente la palla in mezzo campo e calcia di 30-40 metri, si gioca la palla così. Però l'arbitro ha fatto del tutto per far pareggiare il Cesena, ha fischiato al limite del rigore, al limite dell'area del rigore, 4-5 fallo consecutivo. Dell'arbitro il signor Bergamo di Livorno non ci va tanto di parlare. Nella ripresa ha deciso di essere il protagonista dell'incontro e lo è stato sino al termine, fiscando punizioni e sventolando cartellini gialli e rossi in un'unica direzione, con il chiaro intento di portare il Cesena al pareggio. Ecco perché la vittoria giallorossa acquista un valore doppio. È stata per il Lecce la vittoria più difficile di questo sofferto campionato. Ha vinto il cuore giallorosso, quello in campo e quello sugli spalti. Nonostante l'uscita anzitempo di Agostinelli, infortunatosi al 14° del primo tempo e sostituito da Panero, e l'espulsione di Levanto al 30° della ripresa, espulsione che ha costretto il Lecce a giocare gli ultimi 15 drammatici minuti in inferiorità numerica, ma comunque tutti hanno dato il meglio per l'intero arco della partita. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Rice al 34° del primo tempo, a conclusione di un rapido scambio a seguito di un calcio di punizione. La parola al protagonista. Era Pasculli, Levanto ha fatto velo, la palla è venuta abbastanza larga in modo che ho potuto vedere bene, per bene tutta la porta, e ho mirato in un angolo e è andata bene. Nella ripresa è successo di tutto e la partita, per colpa dell'arbitro, per poco non si è trasformata in una rissa generale. Al 14° Pasculli è stato spintonato in piena area di rigore, poi il Cesena ha impensierito Negretti al 16° ed il portiere del Lecce si è salvato con 3 consecutivi interventi, evitando anche il gioco pericoloso degli avversari. Poi i brutti falli dei cesenati ai danni di Pasculli e Panero, l'inutile reazione di Levanto con la conseguente espulsione insieme al tecnico Mazzone, reo quest'ultimo di aver incoraggiato i propri giocatori, e poi la conclusione con la meritata vittoria del Lecce. Vittoria che alla luce dei risultati odierni consente alla compagine salentina di continuare a sperare nell'aggancio alle posizioni che contano.